che ora il Pacciani venga a urlare. Mostro fatti vivo vuol dire una sola cosa. Vai e uccidi un'altra volta due giovani vittime per mettermi fuori. E lo dice con un tono non della preghiera, della speranza che il mostro faccia questa, ma quasi un tono imperativo, che è veramente inquietante. E mi ha fatto anche meditare, perché un grido così preciso, ricollegandosi a quello che è sempre successo prima, fa veramente pensare che vi sono stati più esecutori o coesecutori, ma una mente precisa dietro a tutti gli omicidi. Se questa ipotesi formulata dall'avvocato di parte civile fosse attendibile, il pericolo del mostro non sarebbe ancora passato. Se Pacciani crede di poter lanciare un appello di trovare ascolto, vuol dire che questo caso di cronaca è ancora ben lontano dall'essere risolto. E vuole soprattutto dire che la sconcertante lista dei delitti potrebbe non essere ancora chiusa. Un tragico elenco che inizia, lo ricorderete, nel 1968. Nei pressi di un cimitero a Signa, il 21 agosto 68, Barbara Locci e l'amante siciliano Antonio Lobianco vengono assassinati in auto mentre fanno all'amore. Il figlioletto testimone, Natalino, dorme sul sedile posteriore. Borgo San Lorenzo, 14 settembre 1974. Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini vengono assassinati mentre amoreggiano in una 127. La pistola Beretta, usata nel 1968, riappare dopo 7 anni per uccidere e punire con bestialità e sadismo un'altra coppia. Spara prima contro l'uomo e poi contro la donna. Scandici, 6 giugno 1981. Ancora in una notte senza luna, Giovanni Foggi e Carmela Denuccio vengono assassinati prima lui, poi lei. La pistola è ancora una Beretta calibro 22 che si rifà viva dopo 7 anni dal secondo duplice omicidio e dopo 13 anni dal primo. I cadaveri vengono trovati molte ore dopo la terribile esecuzione. Calenzano, vicino a Prato, 23 ottobre 1981. Stefano Baldi e Susanna Campi, fidanzati. I due ragazzi vengono trovati venerdì mattina da un pensionato. La ragazza ha subito lo stesso terribile trattamento della vittima del 6 giugno precedente. Il pube tranciato con 3 tagli netti e portato via. Montespertoli, 19 giugno 1982, sabato. Due giovani si ricompongono dopo aver fatto all'amore. Paolo Mainardi e Antonella Migliorini. Lui avverte qualcosa di strano, cerca di fuggire innestando la retromarcia, ma purtroppo si incaglia in un fosso. L'omicida che cosa ha fatto? Si è messo dinanzi alla macchina, ha sparato un colpo contro uno dei fari, centrandolo all'istante, era già buio, e l'altro colpo l'ha sparato nel parabrezza, cogliendo esattamente in mezzo alla fronte l'uomo. Quindi precisione e decisione. Il mostro non effettua il rito della mutilazione, probabilmente perché la reazione del ragazzo ha scombussolato i suoi piani. Diciamo tre a Firenze Sud sono avvenuti a nord, a est, a ovest e a sud, proprio completamente intorno a Firenze, a Raggera. Infatti noi sosteniamo che non è casuale, può essere parte, un messaggio mandato dall'autore o dagli autori di questi delitti, come può essere invece totalmente casuale. Un messaggio per dire cosa? Per dire che questo è il luogo del suo dolore, l'epicentro del suo dolore, qui lui colpisce. Galluzzo, sud-ovest di Firenze, 9 settembre 1983. Il mostro spara all'interno di un camper, un pulmino Volkswagen, e molto probabilmente compie un clamoroso errore. Uccide Uwe Rusch Zenz e Horst Meyer, studente di belle arti, due maschi. È tratto in inganno dai capelli lunghi di Rusch, che scambia per una donna. L'altro omicidio... L'altro significa, scusi? Quello di Vicchio, che avevamo detto, i contigui, quello che è 74, 1984, 10 anni dopo esattamente, avviene a est, al di là del fiume, in quella direzione dove c'è Vicchio. Vicchio di Mugello, 29 luglio 1984, l'ultimo giorno di vita di Pia Rontini e Claudio Stefanacci, fidanzati. Lei faceva la majorette nella banda del paese. Il rito mutilatorio sulla donna va al di là del pube. Per la prima volta il mostro trancia il seno sinistro della sua vittima. La notte del delitto l'intera popolazione di Vicchio si mobilita alla ricerca dei due fidanzati. Il giorno dopo nasce la squadra antimostro, la SAM, al comando del commissario Sandro Federico. Non ho sentito niente, nessuno, nemmeno il vicinato si stava là, nessuno le spari, né urla, niente. È sorprendente che questa persona colpisca accanto a luoghi abitati, che lo vedete, è vicinissima, saranno 400 metri. E non aveva il silenziatore alla pistola, no? La polizia, e le credo, lo ha escluso categoricamente.
E quindi non hanno sentito niente sti contadini? Ma credo di ricordarmi che hanno sentito qualcosa, ma non ci hanno fatto caso, pensavano a cacciatori. Ma al di là di quello che possono aver sentito loro, ci vuole da parte dell'autore grandissima audacia, una grande freddezza per colpire accanto a una casa. Difesa Firenze, 9 settembre 1985, notte, spara la solita calibro 22. Questa volta le vittime sono Nadine Moriot e Michel Cravaishvili, francesi. Ancora un delitto del mostro di Firenze e siamo all'ottavo. Un uomo e una giovane donna sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco a San Casciano Val di Pesa, a pochi chilometri dalla città. Il corpo della donna presenta mutilazioni al pube e al seno, del tipo di quelle già riscontrate sulle vittime di analoghi delitti attribuiti al mostro di Firenze. I due giovani di nazionalità francese avevano parcheggiato la loro auto, una Golf bianca, in una strada di campagna. Accanto alla vettura era stata montata una tenda da campeggio. Come stranieri, i due ragazzi non potevano sapere che proprio quella era la zona solitamente battuta dal maniaco che aggredisce le coppie e quindi hanno agito senza alcuna prudenza. Lui non solo compie la solita tremenda mutilazione del pube e del seno sinistro della ragazza, ma ha con sé una busta in cui mette un lembo di questo seno, già indirizzata al sostituto procuratore della Repubblica Silvia Della Monica, monta in macchina e se ne va nel Mugello, a San Piero Assieve nel Mugello, con i rischi che ovviamente può correre, perché lui deve essere lordo di sangue, ha i suoi trofei, macabri trofei, e va lassù a depositare nell'ufficio postale di San Piero Assieve la busta con la sfida, il messaggio sfida alla magistratura fiorentina. Siamo a San Piero Assieve, il paesino tra Vicchio e Borgo San Lorenzo, dove il maniaco spedì la busta contenente un pezzo del seno martoriato di Nadine Moriot. Avvocato Santoni, allora è così, adesso non c'è più l'ufficio postale, vedo. Evidentemente l'hanno tolto, mi sembra nell'88 fu spostato, ma è importante perché l'ufficio postale qui è vicino a parecchie strade. Due vengono dall'autostrada, due vanno a nord, due vanno verso Borgo San Lorenzo e due vanno verso Firenze. Quindi era l'epicentro di un gangolo di strade molto importante che poteva servire a chi l'ha spedita per mascherarsi bene sia in arrivo sia poi in uscita. Questi ragazzi comunque, nonostante il mostro, hanno continuato a frequentare questi appartarsi? In posti diversi, per esempio per un certo periodo si appartavano accanto all'ospedale, il nuovo ospedale di Borgo San Lorenzo, si mettevano tutti lì, la popolazione lo sapeva e c'erano anche 30-40 macchine la sera, e logicamente nessuno diceva niente. E adesso si appartano ancora? Purtroppo sì, sono ritornate ad appartarsi e c'è il pericolo, lo devo dire qui pubblicamente, che anche se il mostro non colpirà più, vuoi perché è stato arrestato, vuoi perché è morto, c'è il pericolo degli atti emulativi. Il semplice elenco degli omicidi e le caratteristiche tecniche della meccanica degli agguati tracciano l'identikit di un mostro razionale e sicuro di sé, ma anche il ritratto di uno spietato omicida in preda a una follia macabra e assassina. Ma quanto queste due caratteristiche salienti del presunto mostro aderiscono alla figura di Pietro Pacciani? È sufficiente il suo ambiguo passato a determinare le accuse che vengono mosse contro di lui? Noi abbiamo cercato di tracciare un ritratto problematico di Pietro Pacciani a partire fin dai primi giorni della sua vita, la sua infanzia. Pacciani, figlio di contadini, è stato sempre nei campi, da piccolo, ecco, è Pacciani stesso che ce lo racconta, il primo giocattolo che ha avuto è stato una piccola zappa. Lui stava in una casa giù, un po' scomoda, in una buca, e era anche brutto, aveva coraggio, e disse: Paccianino, dico, non hai paura andare a casa, venire, ritornare a casa? No, ma non ho paura, superiore. E poi c'è anche un coltellino in tasca, è vero, eventualmente, è vero, capito? E rimasi molto stupito e terrorizzato quando si seppe del fatto là,
il fatto della Miranda col Bonini, eh? Fu un vero terrore, vero, e una vera sorpresa anche, nessuno pensava che potesse arrivare a fare quello Paccianino. Dopo ammazzati mio fratello, il Pacciani violentò la Miranda. Già nel 51 si è dimostrato un soggetto violento ammazzando con 19 coltellate una persona che si intratteneva amorosamente con la sua fidanzata. Questa Miranda aprì le pecore e si avviò verso il bosco giù per la strada e se la gli fece l'accenno di andarsi dietro il mio fratello, insomma, gli andò dietro. A un fossetto si fermarono. So, se gli era fatto qualche scherzo, questo non lo so. Comunque saltò giù questa bestia di Pacciani, Pietro Pacciani, saltò addosso e ci fosse, c'era anche un'altra ai tagli. E gli tirarono un corpo nell'orecchio qui, che messo un urlo. Poi l'agguantonno, uno lo tiene e l'altro gli dà le coltellate nei polmoni. Poi gli pestarono la testa, gli fecero di tutti. Dopo sì, gli messi il filo di ferro al collo, per lo volevano buttare nel lago, gli messano questo filo di ferro per mettergli poi un peso a questo filo, gli allegavano un peso di un sasso grosso e lo buttavano nel lago, così non sapeva nulla nessuno. E noi si andò per ritrovarlo, per sentire un po', e allora queste gente parlonno, fecero parlare la Miranda per non si trovare a delle conseguenze loro. Che lei la dicessi, se la sapeva qualcosa, la dice sì, l'ha ammazzato il mio fidanzato. E allora fu quando si hanno detto a avvisare i carabinieri, e gli hanno detto a trovarlo a Paterno. Si affacciò alla fine, io non mi ha fatto nulla, diceva, non mi ha fatto nulla io. Anche allora diceva, ma gliene dovrebbero far dire anche questo, come ora... Al processo lo condannano, dice chi c'era con lui a fare tutti questi ammazzamenti, come quando gli ammazzò il mio paro fratello, chi c'era ai tagli, di giorno e di notte, perché a portarlo via, per buttarlo nel lago, per fare tutte queste cose, non lo poteva fare da solo. Pacciani, com'è adesso? È sofferente? Le sembrava emozionato? Ora è affranto, è veramente affranto da tutto quello che gli sta succedendo. E poi non so se l'avrà visto anche lei qualche volta, piange continuamente. Ecco, quando piange, ma è sincero? Io lo sento sincero. Questo assassino di Pacciani gli uccise il mio fratello per pigliargli i soldi, come infatti gli prese i portafogli con tutti i soldi dentro. Sicché non è che l'abbia ammazzato per gelosia. Se no, che gli andava a prendere i soldi? Per fare che? Tu l'ha fatto per la rapina, violento. Quando fu fatto che gli ha ammazzato il mio fratello, la mattina venne a Vicchio qui, ed era a giocare. Quando fecero il trasporto di questi due qui della boschetta lì, c'era anche lui, ridea invece di essere sgomento, ridea. Quelli erano la Stefanacci e i Rontini, e la Rontini. Io gli ho portato un libro che gli spiegasse cos'era. Quale può essere l'influenza di Satana facendo determinate cose, insomma, frequentando maghi, cartomanti. Ma perché aveva il sospetto, sapeva che Pacciani frequentasse maghi? No, così era un'idea mia, un pensiero mio che mi era venuto di fargli anche questa domanda. Ma perché potrebbe avere una qualche correlazione con i delitti del mostro, questo mondo occulto? Ma io francamente ho anche pensato che potesse essere qualche persona che frequenta qualche setta. Cioè, fra le varie ipotesi, io ho anche avanzato questa, che potrebbe essere veramente una persona che ha a che fare con il mondo dell'occulto e con il mondo dove si fanno anche sacrifici umani a volte al demone. Prese il padre e lo messo a sedere in gratella roventi. Che si sa se ci ha messo della roba a cuocere, carne, polenta, si sa mia, se la voleva mangiare il vecchio, la voleva lui, che si sa, insomma, prese il vecchio e lo messo a sedere lì, un uomo contro natura. Io dico, se si gira tutto l'universo non si ritrova un uguale a lui non si ritrova. Io, ma se mi fanno parlare, io se in tutto l'universo uno come lui, un assassino come lui, un carnefice come lui non esiste più.
Gliene dico così proprio. Gliene dico così. E se voglio perdonare, se vuoi buttare fuori, mi convenga vicino a me perché gliene fo io la sentenza. Gli uomini, il marito si litiga sempre qualcosa. La scandoglie. Dico, sono Tone, la scandoglie. Dove gli è? Dico. Si sente più tranquilla? Sì, sì. Lui a un certo momento tentò anche di commuovere il magistrato dicendo: voi state tagliando il colluccio a un povero agnelluccio. Recita continuamente, ti sfugge. E poi questo suo modo, come dicevo prima, quello di trincerarsi dietro un vittimismo piagnucolare, io sono un povero, ricorre sempre a questa frase, io sono un povero operaio della terra agricola, non so niente, non ho fatto mai del male a nessuno, questo insomma mi sembra un po' troppo grossa perché ha ammazzato un uomo e ha stuprato ripetutamente le figlie. È assolutamente geniale nelle sue manifestazioni, scrive, disegna. Il quadro è una vista di Badia Passignano, una località molto bella che c'è tra Firenze e Siena. E in primo piano ci sono sette alberi gonfi di frutta che riversano a terra un'ombra inquietante, molto particolare, perché è un'ombra allungata. Gli alberi sono tondi, sono sette, e quest'ombra è allungata che assomiglia un po' a un sarcofago, a qualcosa di cimiteriale. Ecco. Il quadro a cui si fa riferimento è Sogno di fantascienza, che Pietro Pacciani ha firmato, cioè se ne è appropriato fisicamente e mentalmente, tanto da titolarlo, da firmarlo, da localizzarlo, perché in fondo ha aggiunto appena Pietro Pacciani, via Sonnino 30, Mercatale Val di Peso, e l'ha titolato. Si è scoperto poi che il quadro era stato dipinto, grazie al processo, alla pubblicità che è stata fatta sui giornali, si è scoperto che era stato dipinto da un cileno. Pacciani lo ha recepito, lo ha colorato e ha aggiunto in fondo con la penna sei croci fra due vasi di fiori e poi ha eliminato gli attributi femminili di quel bovino che era stato dipinto con quella lira tra le due corna. Nei due dipinti di Pietro Pacciani ci sono sei croci in quello che è datato aprile 1985. È probabilmente una suggestione, ma a quell'epoca le donne uccise dal maniaco erano sei. Il secondo quadro, che è posteriore, raffigura in primo piano questi sette alberi e sette allora erano le donne uccise. Ora martedì comincia il processo a Pietro. No, io ci vengo. Io dovevo rispondere io. E dici, Pietro alla sera stava a dormire con me. Ma io, mio marito non andava a giro. Stava lì a guardare la televisione, faceva anche mezzanotte e poi si metteva a dormire. Le gente rompocoglioni, sì. Gli dico delle volte, vengono quelli giornalisti, che venite a rompocoglioni, e le palle, le ho così grosse. E loro mi guardano, signora, diciamo parla, va a fare un giro io, se mi dà l'ombra. Ma tu va a fare un giro io. Che miseria. Angiolina ce l'ha, con i fotografi. Con tutti, stasse lontano mi fanno piacere. Angiolina, ma quella storia con le tue figliole. Ma è vero. Di Pietro. Pietro con le tue figliole. Dici che non sarebbe portato a letto, lui ha fatto. Un po' vero? È comunque stato condannato e ha scontato. Aveva fatto l'uomo serio. Ieri gli ho portato il vestito. Accidenti. Un vestito. E che ne fa? Hanno tanti, allora con che meraviglia quelle che gli ha. Sì, ma che ne fa? Non c'aveva un vestito con una giacca per andare al processo. E le scarpe gliela portate suora Elisabetta, quella che è venuta qualche volta qui. Gli elementi e gli episodi della vita privata di Pietro Pacciani sono certo inquietanti, ma probabilmente non sono sufficienti
a tenere in piedi l'ipotesi investigativa formulata dagli inquirenti. In tutto il processo sono emersi fino a questo punto molti elementi incerti, la cui interpretazione è quantomeno controversa, a partire ad esempio dallo stesso identikit dell'omicida. Non si trovava la matrice di questi delitti prima di inserire in un computer circa 100.000 persone. È venuto fuori una figura che poteva essere quella del mostro di Firenze o dell'autore di questi delitti. In Pietro Pacciani hanno cominciato ad indagare, nato nel Mugello, quindi i luoghi, vissuto vicino a tre luoghi degli ultimi delitti. Senta, quindi da una specie di identikit era venuto fuori Pacciani? No, l'identikit dice che non è Pacciani, è un identikit ideale. Questo è un mostro in provetta, Pacciani. È un mostro nato da un'idea. Ma l'idea chi l'ha avuta allora di incolpare proprio lui? L'idea è un insieme di persone che hanno lavorato, penso seriamente, però quello che hanno raggiunto non è serio. Dico, questo anche per certezza personale, che il mostro non è uno solo. Uno solo forse ha eseguito, ha sparato, ma un altro ha dato le pugnalate. Voi avete visto, delitto Pettini, 97 coltellate. Provate voi a prendere un manichino di gomma e dare 97 coltellate. Io a 30 mi fermo perché non ho più il muscolo, sono date con vigoria. E poi guardate la differenza tra il coltello usato con la Pettini e il coltello usato con Baldi. Tagli lunghi, circa 2 o 3 centimetri quelli di Baldi, tagli, no, buchi rotondi quelli della Pettini. Può venire da una forza occulta lo scoprire chi è questo fantomatico mostro di Firenze? Mi scusi, si spieghi meglio. Non parliamo di sette, io parlerei di un insieme di persone che possono avere il gusto di raccogliere certi cimeli, che possono essere cimeli che fanno molto comodo a quelli che celebrano le famose messe nere. Il pube e la mammella sono elementi essenziali per offrire a qualcosa di superiore a noi e quindi sono raccolte con molta cura e questi tizi sono avidi e le pagano anche abbondantemente. Non è stata fatta una perizia psichiatrica su Pacciani? È stata fatta una perizia sul quadro? Insomma, io penso che vanno perizzati gli uomini, non i quadri. Ma comunque, ora non voglio fare una questione su questo quadro. Pensi che non hanno fatto, nelle perizie psichiatriche si fanno dei test sulla personalità, chiamati test di proiezione o test di livello. Non si sono fatti i test, perché non si è fatta la perizia sul Pacciani. Quindi non gli si sono fatti, ad esempio, l'esame con le macchie di Roche, e che invece sono fondamentali per capire dentro. L'unica lettera anonima veramente attribuibile al mostro, cioè quando invia... Quello col referto, il pezzetto di seno. Di seno, una cosa truce, che veramente è stata sia chiusa, sia il francobollo apposto senza usare la saliva. E questo vuol dire? Non si può assolutamente, quindi, fare l'analisi e non si può assolutamente dire attraverso questa analisi chi è che l'ha mandata. Per attribuire un proiettile a una determinata pistola interagiscono almeno due elementi fondamentali: il percussore, che lascia dei segni microscopici nel cavo, e l'estrattore. In questo caso avremo soltanto l'estrattore, che è poco, troppo poco per dare, a mio avviso, un perfetto elemento di riconoscimento sul proiettile. Il proiettile, l'ipotesi delle messe nere, delle sette occulte, la mancata perizia psichiatrica sono, come abbiamo sentito, soggette a interpretazioni diverse. Ma allora, quali sono gli elementi probanti su cui si basa l'accusa a Pietro Pacciani? Il proiettile calibro 22 Winchester serie H, lo stesso degli altri degli 8 duplici omicidi, è stato trovato nell'orto di Pacciani in una transenna che era stata appoggiata per dividere le colture che lui faceva nel suo orto. Il proiettile addirittura è stato scarrellato, secondo la perizia che è stata fatta, dalla pistola che ha colpito in tutti gli 8 duplici omicidi. Il fatto stesso che un proiettile si trovi nel giardino di Pietro Pacciani, il fatto che questo proiettile sia un calibro 22, è un elemento. Non definiamolo prova, ma un elemento concreto, sebbene si possa dire
che, anzi, per meglio dire, il Pacciani dice che qualcuno voglia, ha voluto giocargli un butto stio, un butto scherzo, mettendolo nel giardino. È un album da disegno, uno schizzo in Brunnen, integro, intatto, cioè nessuno si sarebbe disfatto di un blocco nuovo. È un blocco particolare che non viene commercializzato in Italia, soltanto in Germania. E guarda caso aveva delle indicazioni dietro a matita, delle cifre riportate a matita, che la commessa del negozio di Münster, dove uno dei due ragazzi uccisi a Giogoli studiava, l'ha riconosciuta con buona probabilità come suo. A Pacciani fu chiesto, cioè, questo blocco, dove l'hai trovato, dove l'hai acquistato, e lui cambiò versione, cioè la prima volta disse che probabilmente era delle sue figliole. Quando gli contestarono che questo blocco non viene commercializzato in Italia, ci pensò su un attimo, poi dice no, probabilmente l'ho trovato nella discarica di Sant'Anna, che è una discarica che c'è qui a pochi chilometri dall'abitazione di Pacciani. Sul blocco c'è il segno, c'è l'impronta di un portasapone. Su questo portasapone anche Pacciani ha giocato un pochino, ne ha tirato fuori uno di un colore, poi uno di un altro. Quello al quale si riferisce l'accusa è un portasapone marca Deis, che lui disse di aver acquistato in carcere, mentre invece in carcere non sono mai stati venduti, come ha accertato la SAM, non sono mai stati venduti portasaponi di quel tipo. Un anonimo ha inviato in busta alla stazione Carabinieri di San Casciano una lettera con la quale diceva che di aver visto il Pacciani in una località di Mercatale mentre occultava un qualcosa, e parla di un barattolo di vetro che si sarebbe rotto, e alla lettera allegava un'asta guidamolla, che è un pezzo indispensabile per l'arma da sparo, che era avvolto in degli straccetti di stoffa. Si ritenne di operare un ulteriore controllo in casa del Pacciani, quindi una perquisizione, nel corso della quale nel garage effettivamente furono trovati pezzi di stoffa, della stessa stoffa con la quale era stata avvolta questa asta guidamolla. Molto preparato e molto simpatico anche. È conosciuto per la sua fermezza anche nei libri che scrive, sono molto sono pieni di concetti, e forse uno dei pochi professori che si perde in poche chiacchiere. L'avrò visto centinaia di volte magari quando è venuto qui, però non so il nome, non so, perché io magari quando incontro una persona che sta sui giornali sono un po' sbadata, neanche la riconosco, quindi... Comunque come uomo penso che sia una persona ammirevole, speriamo che agli esami l'anno prossimo sia altrettanto ammirevole. Il nome non mi è nuovo, però sinceramente non so, ha combinato qualcosa. È un ottimo professore, un uomo molto colto, molto preparato. Un fascista in doppio petto, uno di destra, l'Europa è indignata pur giustamente. No, di destra, ma questo, essere un uomo di destra non vuol dire essere autoritario o essere fascista. Indipendentemente penso dalle sue idee, credo la serietà e la competenza.